Buonasera a tutti e benvenuti alla terza edizione di Incontri, il Festival della Teologia. Oggi viviamo questa nuova avventura, quest'anno, con le difficoltà che anche hanno caratterizzato l'ultimo periodo, quindi abbiamo naturalmente deciso di organizzare il Festival, di confermarlo nel suo percorso di 3 giorni, ma per rispettare un po' meglio anche le disposizioni anti-epidemia, diciamo, abbiamo preferito concentrarlo in un unico posto. Quindi, anziché il festival itinerante che ha caratterizzato gli anni scorsi, quest'anno saremo per tutte e tre le sere, quindi questa sera, domani e mercoledì, nella piazza della Madonna di Costantinopoli di Agropoli, nel borgo vecchio di Agropoli, quindi una location, come si suol dire ora, utilizzando sempre termini inglesi, però molto affascinante, con un panorama straordinario, in un luogo simbolo della città di Agropoli. Naturalmente però non abbiamo rinunciato alla formula itinerante, quindi abbiamo deciso, con una anteprima che daremo questa sera, di incontrare la mamma del beato Carlo Acutis, Antonia Salzano, a Palinuro, quindi una tappa che faremo a Palinuro, e poi naturalmente concluderemo più nell'autunno con la pubblicazione degli atti ospitati dalla sede della nostra diocesi, che è Vallo della Lucania. Quindi questa è un'iniziativa che naturalmente si avvale del coordinamento scientifico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, che è collegato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, e quest'anno abbiamo anche la collaborazione della sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, e lo vedremo in particolare nell'ultima sera, dove abbiamo immaginato di concludere il festival con una tavola rotonda. Vi avevamo anticipato lo scorso anno qual era il tema di quest'anno, dopo aver parlato della felicità, poi abbiamo parlato della vita, e naturalmente una figura, un ruolo straordinario legato alla felicità e legato alla vita è la figura della donna, che affronteremo in un percorso che parte appunto da questa sera, soffermandoci in particolare sulla donna nell'Antico Testamento. Abbiamo con noi la professoressa Maria Rosaria Cirella, che è una biblista, insegna in varie scuole di formazione teologiche, ma in particolare all'Istituto San Matteo di Salerno, e grazie a lei riusciremo a fare questo percorso che ci aiuterà anche a superare certe diffidenze che accompagnano la visione del ruolo della donna, soprattutto legata all'Antico Testamento. Vedremo attraverso questo percorso come la donna è una figura fondamentale in quella che è la storia della salvezza. Io ringrazio naturalmente il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che sostiene questa iniziativa, che è un'iniziativa di valorizzazione territoriale molto forte. Ringrazio il Comune di Agropoli che ci ospita, ringrazio anche la Regione Campania, in particolare l'assessorato alle pari opportunità, che ha deciso di patrocinare questo evento. Quindi vi dicevo, avremo questo percorso che parte appunto dall'Antico Testamento. Domani ci soffermeremo sulla figura di Maria attraverso la relazione della teologa Lorella Parente, e poi concluderemo mercoledì con il rapporto di Gesù e la donna. Anche questo vedremo rivoluzionario per quei tempi, e forse rivoluzionario anche oggi. Io naturalmente vi annuncerò le varie novità del festival man mano che andremo avanti, ma adesso ho il piacere di invitare a raggiungermi la professoressa Cirella, Maria Rosaria Cirella, che
docente di Sacra Scrittura, lo dicevo, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo, ma poi a Nola e ad altre parti, quindi io lo so perché i suoi impegni sono sempre stati molto molto fitti, quindi la ringrazio per aver accettato questo invito. Per i telespettatori di Cilento Channel è un volto conosciuto perché è stata ospite anche di Eccomi, una bellissima testimonianza per la quale la ringrazio ancora. E naturalmente, prima di lasciarle completamente lo spazio, un piccolo suo profilo, perché da un punto di vista di formazione teologica abbiamo detto lei è una biblista, quindi l'amore per la Sacra Scrittura, quindi ha studiato in particolare a Napoli e a Roma, al Biblico a Roma, e poi oggi è a disposizione in particolare delle diocesi del territorio salernitano, ma non solo, quindi. Ma poi c'è anche questa bella esperienza che caratterizza, lei è una sposa missionaria, quindi insieme a suo marito, anche questa è una bella esperienza, e devo dire che il Covid ci ha permesso di averla qui, perché in questo periodo abitualmente è in Africa, quindi so che è triste perché si deve accontentare della nostra presenza, però anche quella è una bella esperienza. Brevemente io direi di raccontare anche un po' questo suo tratto. Sì, come sposa missionaria sono stata in particolare in Africa. Il paese che ho visitato è la Costa d'Avorio, Abidjan, e lì è stato molto interessante proprio perché quando si va in missione si incontra un popolo, poi spesso andiamo lì con il desiderio di dare, mentre invece poi si riceve tantissimo. E in particolare la Costa d'Avorio è un popolo formato da un popolo ivoriano pieno di gioia, e soprattutto mi hanno insegnato l'accoglienza. Proprio quando si scende nell'aeroporto c'è una statua che è proprio quella dell'accoglienza, che è una caratteristica anche questa femminile, no? E poi c'è tanta gioia, e spesso racconto di come anche il popolo ivoriano mi ha insegnato anche a pregare. Noi qui siamo cristiani da tanti anni, no? Da millenni. Lì il cristianesimo è arrivato da poco, però la fede è viva. Ho incontrato veramente persone che pregano il rosario, leggono la Bibbia, vogliono, ci sono tante donne che non hanno la possibilità di andare a scuola, che però poi vengono a studiare nella nostra scuola di alfabetizzazione, e vengono perché dopo vogliono leggere la parola di Dio, sono innamorati della parola di Dio, e tanti giovani sono innamorati della parola di Dio. Questo per me è stata la scoperta più bella, appunto in Africa, ma potrei stare qui a raccontare per ore, ma probabilmente questo è un po' in sintesi. Però la bellezza della parola di Dio ce la dona questa sera, perché la figura della donna nella storia della salvezza è una figura straordinaria, tante donne sono state protagoniste. Oggi sulla città che segue questo evento si sottolineava il fatto che tante volte la conoscenza dell'Antico Testamento per tanti cristiani si limita alla figura di Eva, quindi la donna del peccato originale finisce lì, e questo condiziona anche molto la percezione che la Chiesa e i cristiani un po' più superficiali rischiano di avere della figura della donna. Invece, lo vedremo fra un attimo, la donna è stata da sempre protagonista. Non a caso il Signore maschio e femmina li creò, e alla femmina diede un ruolo fondamentale che cercheremo di scoprire in queste sere. Io lascio lo spazio alla professoressa Cirella e ci vediamo naturalmente dopo la sua, immagino e sono convinto, bellissima relazione. Grazie. Allora, innanzitutto il titolo è La donna nella promessa nell'Antico Testamento, ma io oggi non posso parlare della donna, perché in realtà la donna si rivela nel volto nell'Antico Testamento, ma in realtà in tutta la Bibbia, nel volto di tante donne, e sono tantissime, non sono poche, farò tanti nomi, ma
sicuramente ho dovuto fare una scelta, perché veramente sono tante le donne. Quindi ci sono tante donne di cui sappiamo il nome, ma ci sono anche tante donne anonime, tante donne che sono simbolo, no, di qualcosa di più grande. Sicuramente quando andiamo a leggere la Bibbia, no, e soprattutto l'Antico Testamento, dobbiamo sempre ricordarci, quindi non dimenticare che siamo davanti a un testo che è stato scritto in tanti anni, in millenni. Adesso io vi racconterò la storia di donne, ma il racconto è stato lungo, potremmo fare differenza tra i libri, ci sono libri che sono stati scritti con generi letterari diversi, dovremmo fare ogni volta sempre ricordarci che siamo in un contesto sociale, storico, culturale diverso, quindi perché partiamo dalla Genesi a libri più recenti come quello di Giuditta, quindi non dimentichiamo mai che c'è questo, perché noi spesso leggiamo la Bibbia, sembra un unico libro, ma in realtà siamo davanti a un libro che ha tante pagine scritte e che raccontano la storia di millenni. E vorrei però partire in particolare da Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che sta uno dei papi che ha parlato di più della donna, e lui ha parlato del genio femminile, un'espressione molto bella per indicare la ricchezza della donna, e poi ha scritto una lettera apostolica, la Mulieris Dignitatem, e anche una lettera proprio alle donne che vi invito, no, a leggere. E in questi testi, in particolare in questa lettera, lui cerca di evidenziare proprio la dignità della donna, la vocazione della donna, che ha una sua dignità, che ha una sua ricchezza, che ha una sua originalità. E questo è molto interessante. Lui dice: si tratta di una ricchezza enorme. Nella descrizione biblica, l'esclamazione del primo uomo alla vista della donna creata è un'esclamazione di ammirazione e di incanto che attraversa tutta la storia dell'uomo sulla terra. E noi oggi vogliamo proprio scoprire questa ricchezza, perché la Bibbia ci presenta la storia di tante donne, e come diceva Vito, effettivamente è rivoluzionario, perché siamo in un contesto storico patriarcale, siamo in un contesto storico dove le donne non erano protagoniste, nella storia della salvezza invece no, le donne sono protagoniste, hanno un ruolo fondamentale, come vedremo. Come dicevo prima, però, non dobbiamo dimenticare che siamo davanti a tanti volti diversi, e oggi vorrei presentarvi alcune. Ricordiamoci però che ci sono donne belle, sagge, sapienti, donne anche profetesse, però dall'altra parte ci sono anche donne malvagie, no? Posso ricordare per esempio Jezabele, la moglie del re Acab, che voleva uccidere per esempio il profeta Elia. O per esempio ci sono donne ricche che sono concentrate su se stesse, per esempio il profeta Amos parla delle donne che sono addirittura delle vacche, le paragona alle vacche perché sono concentrate, sono preoccupate del proprio lusso, no? dei gioielli da mettere. Però poi dall'altra parte abbiamo molto spesso la descrizione di donne molto semplici, povere, che sono quelle che sono più capaci di mettersi al servizio degli altri, di relazionarsi con gli altri ma anche con Dio. Abbiamo donne sposate, ma abbiamo anche tante vedove. Abbiamo donne che soffrono, spesso sono donne che soffrono magari perché sono sterili, non possono avere figli, ma tante gioiscono perché poi dopo possono avere un figlio, anche se la maternità va ben oltre la generazione fisica, come vedremo. Ci sono donne che subiscono violenze, anche nella Bibbia, un tema molto attuale questo oggi, tante violenze sono descritte nella Bibbia. Insomma, nella Bibbia ci sono donne secondo le loro relazioni. Sono mamme, sono spose, sono figlie, sono sorelle, sono nonne. Sono descritte nella loro relazione. Quindi questo è molto interessante. E partiamo da un testo della Genesi, dove scopriamo soprattutto la prima relazione che la donna ha in quanto sposa. E partiamo dal secondo racconto della creazione. A un certo punto c'è scritto che il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo. Ricordate, siamo nel secondo racconto della creazione, Dio ha creato l'uomo, è un po' infelice, un po' triste, quindi non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Ecco, soffermiamoci solo per un attimo su questa espressione, su questa frase. Innanzitutto
dovrebbe essere tradotto: non è bene che l'uomo sia con la sua stessa parte, cioè non è bene che l'uomo sia concentrato su se stesso. Perché? Perché Dio ci fa un grande dono, ci ha creati per la relazione. E quindi innanzitutto è un testo che mette in evidenza la bellezza di relazionarci con gli altri. Ma la cosa più bella è che dice che vuole fare un aiuto, un dono che gli sia simile. E questo termine, aiuto, si potrebbe tradurre in tanti modi. Si potrebbe tradurre sostegno di fronte a lui, si potrebbe tradurre partner, simile, che combacia, aiuto a lui corrispondente, alleato. Che bello pensare, no? La donna è l'alleato, è alleata del proprio sposo. Qualcuno come lui che lo aiuti. Insomma, questo termine vuole indicare qualcosa di più profondo, un aiuto, un sostegno, un favore. In particolare il termine si riferisce anche a Dio. Nei Salmi a un certo punto si dice: Dio, tu sei il mio aiuto, tu sei il mio sostegno. E in realtà significa, in particolare si riferisce a chi sa insegnare la strada, chi sa guidare accompagnando. Vedete come pian piano, ecco, qui comprendiamo sempre di più la vocazione della donna, sa accompagnare. Effettivamente nella storia della Bibbia ci sono tante donne che hanno accompagnato la storia, spesso anche nel silenzio, spesso sono diventate delle vere e proprie protagoniste. E poi Dio plasma con la costola. Qui potremmo veramente spiegare meglio cosa significa, no? Che Dio plasma la donna dall'uomo, perché la costola vuole indicare la vita, dalla stessa vita, dallo stesso lato, dalla stessa forza vitale, quindi vuole indicare con la stessa dignità, l'uno di fronte all'altro. C'è un detto rabbinico che dice: Dio non ha creato la donna dalla testa dell'uomo perché lo comandasse, né dai suoi piedi perché ne fosse schiava, ma dal suo fianco perché rimanesse accanto, vicina al suo cuore. Ecco la vocazione della donna: essere con l'altro, essere accanto, per prendersi cura dell'altro, per assumere l'altro. Ecco, potrei dire tutto questo in sintesi, adesso lo vedremo in alcuni volti di tante donne. Questo tra l'altro è descritto, anche se non mi fermo molto, anche nel bellissimo testo del Cantico dei Cantici, che è un testo che racconta l'innamoramento, possiamo dire, no? L'incontro tra un lui e una lei, tra una donna, no? Il proprio amore. Lui cerca lei, ma anche lei è protagonista. E in quel momento non era così facile. La donna addirittura viene descritta, si dice che esce di notte per cercare l'amato del suo cuore. Qualcosa che a quel tempo era veramente rivoluzionario. Quindi è un testo bellissimo perché ci mette in evidenza di come anche la donna, no, cerca l'incontro con il proprio sposo, c'è un dialogo, si cercano, no? E lì veramente viene fuori la bellezza anche della sponsalità. Ma in particolare poi ci sono tante donne, no, che sono state delle grandi spose. Pensiamo a Sara, un esempio, la moglie di Abramo, e a un certo punto lei rischia la vita per il proprio sposo. Nel capitolo 13 della Genesi, a un certo punto cosa fa Abramo? Vanno, poiché c'era una carestia, vanno in Egitto, e in Egitto a un certo punto dice Abramo: oh, guarda, forse, visto che sei bella, dici che sei mia sorella, così altrimenti mi ammazzano, faccio una brutta fine qua. E allora lei è disposta. E dopo è disposta anche a concedere la propria schiava Agar, pur di dare un figlio al proprio sposo, un qualcosa che faceva parte del costume di quel tempo. Ecco, bellissimo, no, Sara? Tra l'altro si racconta che Sara, la tenda di Sara era sempre aperta da tutti i lati, proprio perché era una donna accogliente, sempre accogliente. La sua tenda era sempre aperta. Chiaramente questo, nella tradizione soprattutto ebraica, no, si racconta questo. O potrei raccontarvi per esempio la storia di Abigail, non so se conoscete. Abigail era una donna sapiente, una donna saggia, che era sposata con un uomo che si chiamava Nebal, che significa proprio stolto, il quale praticamente rischia di morire, perché siamo nel periodo in cui c'è Davide, famoso re Davide, che per un diritto di fraternità, visto che in quel momento stava scappando perché era perseguitato dal re Saul, allora cerca di avere cibo, no, approvvigionamento per questo diritto di fraternità,
ma questo Nebal praticamente rifiuta. E allora cosa fa Abigail? Dice, mo devo intervenire. Quindi non solo interviene per preparare il cibo a Davide e quindi anche all'esercito che era con Davide, ma poi aiuta Davide a non vendicarsi. Perché dice a Davide, questo non ti si, non te lo portare, quando dopo diventerai re, perché Davide diventerà re, no? Non è ancora re, ma diventerà re. Quando diventerai re, questo non diventi un rancore, questo non sia, devi perdonare. Bellissimo, una donna sapiente che insegna a Davide a perdonare, a non portare rancore. Un'altra immagine molto bella, un'altra relazione, Ruth è una nuora, molto interessante la storia di Ruth. Ruth praticamente è una moabita, Moab è uno dei paesi confinanti vicino a Israele, e lì praticamente lei, Noemi, la suocera Noemi, andava ad abitare lì con il proprio sposo e i suoi figli. Una delle nuore è Ruth, solo che a un certo punto muore sia il marito e muoiono i due figli, quindi rimane lei con le due nuore, poiché a quel tempo non esisteva nessun sostegno, anzi le donne vedove dovevano trovare sostegno, perché non esisteva pensione o cose del genere come oggi. Le donne vedove dovevano essere aiutate dal popolo, no? Dio dice che bisognava diventare madri delle spose delle vedove. Perché? Perché bisognava prendersi cura delle vedove. E allora cosa fa Noemi? Dice alle due nuore, adesso io vado a Betlemme, ritorno nel mio paese a Betlemme, così c'è qualche parente che mi aiuterà. L'altra nuora la lascia, mentre invece Ruth dice, no, io non ti abbandono, io vengo con te, dove vai tu, vengo anch'io. Bellissimo, una nuora che dice, no, io non mi posso dimenticare di te, che sei mia suocera. E non solo, quando vanno a Betlemme, lei va a spigolare per la nuora. Che significa spigolare? C'era questa legge, no? Quando c'era il raccolto si lasciava sempre una parte del raccolto per i poveri, e quindi i poveri andavano a raccogliere. Ruth va lì e va a prendere, a raccogliere per dare da mangiare non solo a se stessa ma alla suocera, quindi lei si prende cura della suocera, non l'abbandona. E poi dopo sappiamo nel testo che poi sposerà Boaz, che è il parente più vicino, e quindi tutto si concluderà ancora con un matrimonio. Poi in particolare vorrei fermarmi su alcune donne molto protagoniste. Siamo nell'Esodo. I rabbini dicono veramente nel Talmud, che è un testo di tradizione ebraica, si legge lì che Dio ha liberato il popolo di Israele per merito delle donne. Questa affermazione è un po' strana, perché noi sappiamo che Dio ha liberato per mezzo di Mosè, del grande Mosè, ma dietro il grande personaggio che noi conosciamo, Mosè, ci sono in realtà grandi donne. Innanzitutto vorrei ricordare delle levatrici. Siamo nel primo capitolo proprio dell'Esodo. Se vi ricordate, il faraone vuole eliminare il popolo, vuole eliminare i figli maschi, e quindi obbliga le levatrici ad ammazzare i figli maschi. Ci sono due donne. Ed è interessante, il testo non cita mai il nome del faraone, ma cita il nome di queste due donne, Sifra e Pua. Il testo ricorda bene il nome di queste due donne. E il testo dice che loro temettero Dio. E quindi sono anche abbastanza furbe e sapienti, perché che cosa succede? Che il faraone aveva detto loro di ammazzare i figli maschi. E allora invece che cosa fanno loro? Non lo fanno, sono delle vere obiettrici di coscienza, sono a difesa della vita, vogliono difendere la vita fino in fondo, quindi non obbediscono al faraone, e non era facile disobbedire al faraone. E il testo dice perché temettero Dio, che non significa che hanno paura di Dio, ma perché riconoscono il timore di Dio nella Bibbia e riconoscere che Dio sia Dio e noi siamo creature. La vita è di Dio, viene da Dio, e noi abbiamo il compito di custodire la vita, e quindi custodiscono la vita. È interessante, perché tante volte ci si chiede, ma queste levatrici sono ebree o sono egiziane? Perché il testo un po' confonde,
perché dice quando le donne ebree arrivano noi non riusciamo ad arrivare in tempo, perché loro sono un po' furbe, perché quando il faraone dice ma perché non state obbedendo, loro dicono perché quando noi arriviamo le donne ebree hanno già partorito, perché loro sono più forti di noi. Quindi, ed è interessante, se non, il testo rimane un po', come dire, aperto, non ci fa capire, perché se fossero ebree chiaramente stanno comunque disobbedendo al loro padrone, perché sono schiave. E se fossero egiziane, anche questo è strano, perché sono egiziane che disobbediscono al proprio faraone. Comunque il testo secondo me rimane aperto proprio per indicare che queste donne appunto hanno, come dire, il loro ruolo va ben oltre l'essere ebreo o l'essere egiziane. E poi ci ricordiamo della mamma, no, di Mosè, che nasconde per 3 mesi il proprio figlio e rischia la vita. E poi c'è una sorella, Miriam, no? Dopo il testo ci ricorderà il nome, in quel momento non c'è ancora scritto Miriam, che nel momento in cui Mosè viene messo poi in questa cesta, no, nel Nilo, lei vigila finché non viene trovato da un'altra donna, addirittura la figlia del faraone. La figlia del faraone che avrebbe dovuto obbedire al padre, ma il testo dice guardò e ne ebbe compassione e quindi adotta, come sappiamo, no, Mosè. Ecco, dietro la figura del grande Mosè ci sono queste grandi donne. Poi sappiamo dal testo che anche Miriam ha continuato, no, ad accompagnare anche dopo il popolo nel deserto, insieme a Mosè ha cantato, no, quando hanno attraversato il mare, quindi una donna che prega insieme a tutto il popolo, cantata in onore del Signore, e che ha guidato con Mosè, no? Ed è definita anche profetessa proprio perché ha una relazione particolare con Dio. Ecco, come vedete che ci sono tante donne veramente protagoniste. Un'altra donna, Deborah, anche lei è definita profetessa, e poi lei stessa a un certo punto si definisce madre di Israele. Effettivamente nella Bibbia queste donne sono definite anche dagli ebrei stessi, no? Madre, sono madri del popolo di Israele. Perché? Perché comprendiamo che la maternità va ben oltre, no? Quella generazione fisica, ma significa veramente, come dicevo prima, prendersi cura degli altri. E Deborah è una profetessa, madre appunto di Israele, il testo si riferisce a Giudici, siamo nei capitoli 4-5 del libro dei Giudici, siamo in un momento in particolare perché il popolo è arrivato ormai, è arrivato dal deserto, siamo all'inizio della storia in cui il popolo è ormai nella terra promessa, non c'è ancora un re, però ci sono tanti nemici intorno che sono lì a premere, quindi il popolo ogni tanto cosa fa? Soffre e grida a Dio. Deborah ascolta il grido del popolo. Come le levatrici hanno ascoltato il grido dei bambini, ecco, Deborah ascolta il grido del popolo che sta soffrendo. E quindi cosa fa? Chiaramente lei non può andare a combattere, ma va da capo dell'esercito, Barak, e dice, ui, forza, guarda che il popolo sta soffrendo, dobbiamo andare a liberare il popolo dai cananei. E questo Barak dice, se tu vieni con me, io vado. Diciamo che il coraggio, la coraggiosa in questo caso, era Deborah. E infatti il testo dice che lei effettivamente già, fin dall'inizio il testo la descrive come una donna, sotto la palma, tanti andavano da lei proprio per consultarsi, perché era una donna sapiente, una donna appunto profetessa, e quindi anche Barak vuole essere incoraggiata, quindi lei va in battaglia, anche se poi chiaramente lei non combatterà. Ed è interessante anche questo, no? È lei che accompagna e che in un certo senso aiuta il popolo ad essere liberato. Ancora vi presento un'altra donna, no, scusate, vi presento tante donne stasera, no? Forse tanti sono nomi conosciuti. Giuditta è una vedova, prima parlavamo delle vedove, e in questo momento sto citando anche dei nomi di personaggi femminili di cui c'è proprio un libro. Ruth, Giuditta, Esther, sono libri con un nome femminile, e già questo sarebbe rivoluzionario. Cioè nella Bibbia, nel contesto biblico dell'Antico Testamento, ci sono libri che parlano interamente di donne.
di donne che sono state protagoniste nella storia della salvezza. In questo caso Giuditta poi è una vedova. Lei era rimasta vedova, però aveva ricevuto un'eredità, e il testo la descrive come una donna, tra virgolette, consacrata a un certo punto a Dio. Perché? Perché lei non solo non si risposa, ma lei prega e poi si prende cura dei poveri. Che cosa è successo? A un certo punto arrivano i babilonesi, il famoso re Nabucodonosor, vogliono attaccare, in questo caso la città si chiama Betulia, c'è questo grande capo dell'esercito Oloferne, e il popolo ormai pensa, ok, siamo sconfitti. E lei cosa fa? Dice no. Ancora una volta lei dice, il popolo soffre, dobbiamo liberarlo. E lei prenderà iniziativa, ed è interessante perché il testo dice che lei toglie il vestito di lutto, si veste, si fa bella, per andare nella tenda di Oloferne e in un certo senso riesce a fingere ad ammazzarlo, e così libera il popolo dal famoso Oloferne. Ecco, come vedremo, è interessante qui, è interessante perché poi è una donna che addirittura usa la sua bellezza, ma per liberare il popolo, per la salvezza del popolo. E anche in questo caso c'è un testo, c'è una preghiera. Lei a un certo punto dice, tu Signore sei il Dio degli umili, il rifugio dei deboli, il salvatore dei disperati, ascolta anche me che sono vedova. Ecco, come vedete, già è interessante perché tutte le donne che sono protagoniste riconoscono di essere deboli e soprattutto riconoscono che hanno bisogno dell'aiuto di Dio. Questa è una caratteristica molto bella che ritroverete anche nel Nuovo Testamento, anche domani con Maria. E poi c'è un'altra donna anche molto interessante, Esther. Il libro di Esther è molto, molto, ma molto bello. Questa donna, siamo nella diaspora, non siamo più nella terra di Israele, ma siamo nella diaspora, in particolare il regno persiano, c'è il re Assuero. A un certo punto lei viene presa come sposa e diventa la famosa regina Esther. Però che cosa è successo? Che lei è cresciuta con lo zio Mardocheo, quindi è un'orfana. Anche in questo caso una donna, tra virgolette, apparentemente debole, ma forte. Lo zio Mardocheo a un certo punto diventa nemico di uno dei politici della corte, Aman, perché quando lui passa vuole che tutti si inchinino, ma lo zio Mardocheo, che è un uomo di fede, non vuole abbassare la testa, perché sa che noi ci inchiniamo e ci prostriamo solo davanti a Dio, perché per noi solo Dio è il Signore. E quindi Aman va dal re Assuero, comunque riesce ad ottenere un decreto contro il popolo dei giudei. E allora che fa Mardocheo? Va da Esther e dice, guarda, tu sei la regina, tu adesso devi assumere questo compito. Ed è interessante perché se andate a leggere bene il libro, fino a quel momento Esther è una donna passiva, perché effettivamente Esther era una donna timida, era una donna che se ne sarebbe stata lì tranquilla. E invece in quel momento Mardocheo dice, guarda, solo tu puoi intercedere. E quindi lei prega a Dio e dice, Signore, guarda, io sono sola, solo tu mi puoi aiutare. Adesso dovrò presentarmi chiaramente davanti al re, ma lei non poteva presentarsi perché in quel periodo, in quel contesto, nessuno poteva presentarsi dal re se non era stato chiamato. Quindi in quel momento lei rischiava la vita. Infatti, quando lei sta per avvicinarsi al re, quasi sviene. E il re chiaramente la sostiene, ma lei riesce a parlare, riesce a intercedere, e quindi grazie a lei il re emana un altro decreto per salvare il suo popolo, il popolo ebraico. Ecco, come vedete è interessantissimo vedere tutte queste donne che continuamente sono protagoniste e soprattutto sono a favore della vita. E c'è un testo poi molto interessante nel libro dei Proverbi,
non so se l'avete mai letto, al capitolo 31, già nel libro dei Proverbi in realtà si parla spesso di donne, perché spesso c'è la donna follia, la donna che non è sapiente, invece la donna sapiente, perché tutto il libro dei Proverbi parla di usa questa simbologia femminile proprio per parlare della donna che può portarti alla morte, ma spesso la donna ti porta alla vita, la donna sapiente che ti può salvare. Ed è interessante perché tutto il testo si conclude con la donna sapiente. Prima nella Bibbia si diceva la donna perfetta, poi meno male che hanno tolto questo titolo perché di donne perfette non esistono. Quindi adesso se andate a vedere c'è scritto la donna sapiente o la donna forte. È molto interessante, adesso ve lo leggo, sembra che sia stato proprio un elogio funebre. Perché in un certo senso cerca di descrivere, di fare un elogio della donna in generale, ma probabilmente anche di una donna concreta, non c'è il nome, però descrive la donna che si prende cura e come ha una relazione a 360 gradi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino, li lavora volentieri con le mani. È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Pensa a un campo e lo acquista e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Quindi una donna forte che veramente lavora, quindi vedete non è solo una casalinga, no? Che fa dei lavori ben anche in una vigna. Si cinge forte i fianchi, rafforza le sue braccia, è soddisfatta perché i suoi affari vanno bene, neppure di notte si spegne la sua lampada. Stende la sua mano alla canocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi familiari hanno il doppio vestito. Si è procurata delle coperte, di lino e di porpora sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, quando siede in giudizio con gli anziani del luogo. Confeziona tuniche, le vende, fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e fiduciosa va incontro all'avvenire. Apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia. Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti, suo marito ne tesse l'elogio. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Ecco, quando leggo questo testo mi vengono in mente tante donne che si prendono cura nella famiglia, di donne che lavorano e si prendono cura degli altri, di donne che sono instancabili, no? È proprio la descrizione di tante donne nella storia dell'umanità che danno la vita per gli altri. E oggi probabilmente questo testo potremmo allungarlo anche noi, no? Potremmo aggiungere tanti altri lavori che la donna oggi fa, no? Pensiamo a tante donne che si prendono veramente a cuore che non solo a casa ma anche al lavoro, ma se penso anche quando sono stata in Africa, come dicevo prima, le donne in Africa sono forti, senza le donne i figli quasi non mangerebbero, perché le famiglie sono portate avanti più dalle donne che dagli uomini, no? In alcuni contesti veramente è la donna che è la forza, che è il sostegno, no? Vorrei concludere, sono ancora in tempo, vorrei concludere come ho iniziato, richiamando San Giovanni Paolo II. Come dicevo prima, lui ha parlato del genio femminile. Effettivamente siamo oggi in un contesto straordinario, perché la Chiesa negli ultimi anni
ha cercato di recuperare la dignità della donna, che purtroppo per secoli in alcuni contesti anche, no, spesso capita che la donna purtroppo perda la propria dignità, e quindi negli ultimi anni la Chiesa, soprattutto tanti papi, stanno riparlando della donna, no? Proprio perché noi donne possiamo, perché è un qualcosa di reale, possiamo veramente recuperare il nostro ruolo di spose, di madri, di sorelle, ma anche nel mondo del lavoro, no? In qualsiasi luogo dove siamo, possiamo vivere, no, le nostre relazioni. E quindi Giovanni Paolo II in questa lettera ha ringraziato per le donne. Lui dice così: a voi donne del mondo il mio saluto più cordiale, a ciascuna di voi e a tutte le donne del mondo indirizzo questa lettera nel segno della condivisione e della gratitudine. E poi inizia a dire: io vorrei in particolare ringraziare, e dice così: il grazie al Signore per il suo disegno sulla vocazione e la missione della donna nel mondo, per ciò che essa rappresenta nella vita dell'umanità. Grazie a te, donna madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione della vita. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, all'edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei rapporti di Dio una risposta sponsale che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna. Con la percezione che è pronta della tua femminilità, tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Grazie a te, donna, per il fatto che sei donna. Io ringrazio. Purtroppo siamo condizionati dalle norme, quindi metto la mascherina perché è un momento, naturalmente abbiamo anche un attimo da avvicinarci, però la volevo ringraziare perché non era assolutamente facile. Noi sappiamo che le abbiamo dato un compito difficilissimo, quello di concentrare in poco tempo il senso del protagonismo femminile nell'Antico Testamento, ma questa carrellata, che ripeto, proprio conoscendo un po' i testi, è stato uno sforzo enorme, quindi, però io penso che abbia consentito a ciascuno di capire come effettivamente, concretamente, la donna è una figura della quale l'umanità non ha potuto mai fare a meno, non soltanto da un punto di vista generativo, naturalmente, e questo forse dovremmo ricordarcelo anche oggi, quando la tecnica vuole o le leggi vogliono sovvertire questi equilibri, ma anche proprio per la personalità della donna. Questo testo di Giovanni Paolo II è veramente molto molto bello. Io
Volevo però invitare adesso Don Carlo Pisani, che è il parroco della chiesa di San Pietro e Paolo, a cui appartiene anche la chiesa della Madonna di Costantinopoli, a raggiungerci un attimo qui. Faccio anche, approfitto di lui per cedergli il microfono, perché devo fare una delle mie trovate. Allora, ecco, perché giustamente abbiamo avuto la professoressa che ha parlato. Allora, avrà sete, però noi diamo l'acqua plastic free, quindi c'è una delle cose che anche con il parco del Cilento, che l'evento fosse stato plastic free, quindi abbiamo la brocca d'acqua con il bicchiere di vetro e quindi stiamo dandolo, diciamo, l'acqua per il relatore, diciamo, senza uso della plastica, quindi giusto per per scherzarci un po'. Io chiedo a Don Carlo, naturalmente, che tra l'altro proprio nel cammino di preparazione anche alla festa della Madonna di Costantinopoli, che è stata il 24 luglio, ha accompagnato questo cammino con delle figure femminili dell'Antico Testamento, quindi anche lui ha mostrato questo grande amore proprio per la Sacra Scrittura e per le figure femminili. Don Carlo, prego. Sì, io mi unisco ovviamente a Vito nel ringraziare la professoressa per questo, come dire, squarcio che ha aperto su un mondo enorme, che è quello della Sacra Scrittura, ma soprattutto della presenza delle donne. Perché, come diceva Vito, sono in realtà già un paio d'anni che io tedio il mio uditorio che incastro durante le novene, proprio per confrontarmi con alcune figure importanti, fra alcune delle quali ha citato anche lei. Infatti vedevo qualcuno che ha partecipato alla novena, che annuiva, sentendo in modo particolare parlare di Ruth, di Esther, soprattutto quell'anno scorso, Esther mi hanno detto li ho massacrati su Esther, quindi la ringrazio perché ha ravvivato queste ferite che ho inferto alla mia gente. E sono veramente molto contento di averla conosciuta e di averla ascoltata, soprattutto perché, come dire, lei non è venuta qui a farci, come dire, una semplice lezione, ma ci ha mostrato com'è concretamente questo ruolo femminile nella storia della salvezza. Parte dall'Antico Testamento, arriva al Nuovo, ma non si esaurisce, perché nella vita della Chiesa abbiamo donne che, come lei e come tante di quelle presenti, che continuano ad essere collaboratrici della redenzione e dell'opera di Cristo. Quindi la ringrazio doppiamente per questo. Saluto e ringrazio ovviamente tutti coloro che sono presenti qui questa sera, coloro che ci seguono attraverso Cilento Channel, che è sempre attento a queste iniziative che si svolgono sul nostro territorio. Adesso Vito, allora, consegnerà. Allora, io chiedo anche ad un'altra donna protagonista, che è la nostra presidente diocesana di Azione Cattolica, di raggiungerci, perché noi in questo Festival della Teologia vogliamo fare un piccolo omaggio ai relatori con un segno particolare. Allora dico a Angela di venire qua, chiedo a Don Carlo di prendere almeno uno dei due pacchi, ok? Allora noi, se viene a favore di telecamera, abbiamo il vino di Marino, un'azienda che ci accompagna. Tra l'altro quest'anno abbiamo come omaggio il Proclamo a Janico, che è che è il vino di punta della cantina Marino, quindi un rosso che può accompagnare degli ottimi pasti, perché abbiamo anche non il pane ma la pasta. La pasta oro giallo, che è un'altra grande
realtà artigianale del nostro territorio. Quindi questo è il modo simbolico di accoglienza che il Cilento fa attraverso due prodotti della vite e del grano. E chi come lei è innamorata della Sacra Scrittura sa quanto è bello poter fare questo omaggio. Quindi direi a loro di fare questo omaggio e poi, visto che quest'anno il festival è ad Agropoli, accompagniamo anche la parola. Questa è una pubblicazione con delle immagini, dei quadri molto belli realizzati da Rosa Cianciulli, ma dei versi che accompagnano la storia di San Francesco ad Agropoli. E quindi questa è una pubblicazione, quindi che quindi accompagniamo vino, grano, parola, quindi lei ci ha donato la bellezza della Sacra Scrittura e quindi noi cerchiamo semplicemente di ricambiare con questi piccoli omaggi che vogliono simboleggiare la bellezza anche di questa terra. Quindi grazie ancora alla professoressa Cirella, noi ci fermiamo pochi minuti e poi ritorniamo qui con Amedeo Giordano che accompagnerà con la sua voce e la chitarra la figura femminile dell'Antico Testamento con un canto che ha voluto arrangiare direttamente lui e poi ritorniamo al 25 giugno quando le ragazze dell'Azione Cattolica hanno incontrato Antonia Salzano e la mamma del beato Carlo Acutis per il conferimento del premio Incontri 2020 che è andato a lei con una motivazione che ascolteremo molto particolare, anche quella naturalmente molto legata alla Sacra Scrittura, quindi vedremo questa bella video intervista fatta da tre nostre ragazze dell'Azione Cattolica, anche questo modo per vivere tutti assieme questo momento. Quindi grazie ancora alla professoressa Cirella, grazie a Don Carlo, grazie ad Angela Russo. Tra l'altro Don Carlo non l'ha detto, ma parlavamo di Carlo Acutis e quindi invito lui, prima della pubblicità, a introdurci ad un'altra bella novità di questa edizione del festival e naturalmente non solo, ma dell'attività che la parrocchia di San Pietro e Paolo fa per animare il centro storico di Agropoli. Sì, in occasione sia del festival che poi della prossima beatificazione, non è ancora beato Carlo Acutis, la beatificazione avverrà il prossimo 10 ottobre, c'è il decreto, ma la celebrazione sarà il prossimo 10 ottobre ad Assisi. Quindi in vista della beatificazione di Carlo Acutis, una figura credo importante per comunicare la bellezza della fede cristiana oggi, ma che è anche un legame profondo con la nostra diocesi, essendo la mamma originaria della nostra terra. Qui nella chiesa della Madonna di Costantinopoli per questa settimana sarà possibile visitare una piccolissima parte di quella straordinaria mostra sui miracoli eucaristici che Carlo Acutis a suo tempo ideò e curò. Sono attualmente qui, abbiamo 20 dei circa 300 pannelli che costituiscono la mostra e quindi invito tutti quanti a venire in questa settimana qui alla Madonna di Costantinopoli, a partire dalla prossima invece nella Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, a fare questo piccolo percorso che Carlo Acutis, giovane innamorato dell'Eucarestia, ci propone. Una delle sue espressioni, l'Eucarestia è la mia autostrada per il cielo, perché possiamo ricordarci che attraverso l'Eucarestia, attraverso Gesù presente in questo grande sacramento, la nostra vita è messa in contatto diretto con Dio, con l'Eterno. Grazie. Allora, grazie anche a Don Carlo, quindi invito a tutti a partecipare e a visitare la mostra e pochi minuti di pubblicità, un paio di minuti, massimo tre, e ci ritroviamo qui per la seconda parte di Incontri, il Festival della Teologia.